Presentata ufficialmente a Milano presso la Sala delle Conferenze di Palazzo Reale, la mostra è dedicata ai capolavori di Albrecht Dürer. 130 opere che, grazie all'allestimento curato da Bernhard Eichema, offrono al visitatore non solo un approfondimento sul pittore di Norimberga, ma un vero e proprio focus sul Rinascimento europeo tra Germania e Italia. È stata un'impresa piuttosto complicata, ma alla fine il risultato che potrete vedere tra poco credo che sia molto soddisfacente. Con il professore Eichema abbiamo voluto creare una mostra che desse conto dei rapporti artistici tra la Germania e l'Italia in un'epoca come quella del Rinascimento. Vede, Dürer ebbe la fortuna di vivere in mezzo ai giganti, pensi a Leonardo, pensi a Bellini, pensi a Mantegna, e alla fine divenne un gigante dell'arte egli stesso, no? Questa mostra è molto importante perché fa vedere proprio i confronti, alla luce della prodigiosa attività di Dürer, i confronti tra la cultura figurativa tedesca e la cultura figurativa italiana. E quindi abbiamo dei confronti strepitosi, ad esempio tra Dürer e Leonardo. E peraltro dico una cosa in più, mentre le influenze che Leonardo ha avuto su Dürer sono state ben indagate dalla critica, non soltanto può dirsi il contrario, cioè in pochi hanno ancora riflettuto su alcune ipotesi di influenza di Dürer su Leonardo. Ecco, questa mostra fa vedere anche questo confronto e può aprire degli squarci molto importanti relativamente anche alle influenze reciproche che forse hanno avuto questi due artisti. 130 opere che mettono in mostra non solo l'arte di Dürer, ma come questa abbia dei profondi legami con l'arte italiana. Sì, è una mostra di contesto che mette in relazione l'esperienza artistica e anche biografica di Dürer con quelli che sono stati gli amplissimi rapporti, relazioni che ha avuto con gli artisti a lui contemporanei. La mostra quindi ha anche molte occasioni di confronto iconografico, con prestiti straordinari che vengono da tutta Europa. Le principali sedi, istituzioni museali europee hanno collaborato, riconoscendo anche la qualità proprio scientifica del progetto curatoriale del professor Eichema. In programma dal 21 febbraio al 24 giugno 2018, la mostra è promossa e prodotta dal Comune di Milano e dal gruppo 24 Ore Cultura del Sole 24 Ore. Oltre ai 12 dipinti di Albrecht Dürer sarà possibile osservare 3 acquerelli e 60 opere tra disegni, incisioni, libri e manoscritti che permettono così di rivelare il carattere innovativo dell'arte di Dürer dal punto di vista tecnico, semantico e iconografico. Una mostra che partendo dal corpus di Norimberga permette di affiancare all'arte di Dürer quella di altri suoi contemporanei dell'epoca. Sicuramente è la prima mostra, direi, monografica completa di Dürer in Italia, si può dire questo senza falsa modestia, ma non è allo stesso tempo una monografia, una mostra monografica classica convenzionale, ma una mostra di rapporti, una mostra che cerca di evidenziare che Albrecht Dürer è il protagonista di una grande stagione della cultura europea, che è quello attorno al 1500, in cui appunto le idee artistiche e intellettuali cominciano a girare, cominciano a circolare, cominciano ad avere un valore interregionale, che in questo caso specifico è quello fra la Germania meridionale, apposto fatta da città come Norimberga ed Augusta, che sono appunto, lui è di Norimberga, e Augusta la città di Massimiliano I da una parte, e dall'altra parte l'Italia settentrionale, il triangolo, se vogliamo dire, fra Milano, Venezia e Bologna. In questo, diciamo, ambito spaziale, in un'epoca fra 1480-1530, opera Albrecht Dürer, questo grande, incredibile, multiforme talento, non solo pittore, ma anche artista grafico soprattutto, disegnatore, creatore di incisioni, creatore di silografie, uno dei grandi inventori dei suoi tempi, un artista in cui forse si potrebbe forse definire un artista di una infinita curiositas, che secondo me è proprio l'aggettiva o la parola più adatta a definire questo periodo. In mostra lo facciamo vedere con alcuni, una serie di capolavori assoluti di Dürer in pittura, in
disegno in stampa, ma anche opere dei suoi grandi contemporanei con cui lui e i suoi colleghi tedeschi sono stati in continuo rapporto, in continuo dialogo. Intendo Leonardo da Vinci, Mantegna, Bellini, Solario, Lorenzo Lotto, grandi nomi della pittura italiana che poi non dialogano solo con Dürer ma anche con i suoi appunto colleghi come Hans Baldung Green, come Cranach, come Altdorfer, come Schongauer, che in Italia sono meno noti e che sono quasi mai vengono studiati in termini di rapporti che non sono locali ma italiani, che sono sopraregionali. Invece è una proposta che noi facciamo, quindi è una grande proposta di vedere Dürer come il protagonista, l'emblema di un periodo della storia europea, curiositas, circolazione di idee, che cambia un po' rotta, la rotta della cultura europea in una maniera che sentiamo ancora oggi. L'allestimento curato nei minimi dettagli non solo nei parallelismi fra i vari artisti ma anche in quelle che sono vere e proprie sezioni tematiche. Assolutamente, abbiamo appunto declinato la mostra non in termini cronologici, che data il nostro approccio che ho cercato di spiegare sarebbe controproducente, ma invece appunto si declina in 6 sezioni tematiche, le quali sezioni tematiche trattano tematiche come per appunto la natura, la scoperta dell'individuo, la grande esplosione dureriana della incisione. Dürer è praticamente l'inventore dell'incisione, la stampa moderna, quindi un grande comunicatore quasi paragonabile con diciamo l'avvento dell'internet di oggi. E l'ultima sezione appunto cerca anche di allargare su questo concetto ulteriormente, perché il nostro concetto del Rinascimento è ancora naturalmente legato all'idea del classico, no? Che il Rinascimento è la scoperta, la riscoperta dell'antico, del classico greco-romano. È vero, virgola, però c'è anche altro. In questa stagione delle scoperte vengono scoperte anche altri mezzi di comunicazione, magari altre tradizioni, altre convenzioni che vengono portate avanti con altrettanta novità, con altrettanta brillante forza espressiva da non solo lo stesso Dürer ma anche da artisti italiani come Giorgione e Lotto da una parte, Baldung Green, Altdorfer, Cranach dall'altra.